possa plasmarci e guidarci in ogni momento della nostra vita. Lo facciamo attraverso le parole di un canto. Vieni, Spirito Santo, dona pace al mio cuore. Vieni, fuoco d'amore, brucia dentro di me. Potenza dall'alto, rifugio dell'anima, Spirito Santo. Vieni, vieni su di me. Dall'alto rifugio dell'anima, Spirito Santo. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro disse al popolo: il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino.
avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti. Noi ne siamo testimoni. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi, ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati. Parola di Dio. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Quando ti invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia, nell'angoscia mi hai dato sollievo, pietà di me, ascolta la mia preghiera. Sappiatelo, il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco. Farà vedere il bene, se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto. E subito mi addormento, perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare. Risplenda su di noi, Signore. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Da questo sappiamo di averlo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo
e in lui non c'è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Signore Gesù, facci comprendere le scritture. Arde il nostro cuore mentre ci parli. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano agli undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicate a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Parola del Signore. Gloria. Ecco, cerchiamo di soffermarci su questa parola che abbiamo appena ascoltato. È la terza domenica del tempo di Pasqua, no? E in queste due settimane, da Pasqua fino ad oggi, abbiamo ascoltato molte volte quando il Signore si faceva vedere ai Suoi discepoli. E cosa è successo? È successo a Tommaso. Tommaso, quando Gesù si è fatto vedere alla sua comunità, Tommaso non stava lì. Però quando è tornato in mezzo alla comunità, la comunità gli ha raccontato che Gesù era vivo, che quella persona che avevano crocifisso non stava più nella tomba, ma era risorto. Glielo hanno raccontato. È successo ai due discepoli di Emmaus. Dopo aver incontrato Gesù risorto lungo la via, sono andati a Gerusalemme, nella comunità, e hanno raccontato che Gesù era risorto. E anche il Vangelo di oggi è terminato con: «Di questo voi siete testimoni». Cioè anche noi siamo chiamati ad essere testimoni di Gesù, della risurrezione. Ecco, anche gli Atti degli Apostoli iniziano così, che ci sono gli apostoli che testimoniano che Gesù è risorto. Anche la prima lettura che abbiamo ascoltato è Pietro
in mezzo alla comunità che dice: guardate, quel Gesù che è stato crocifisso è risorto e noi ne siamo testimoni. E noi siamo chiamati a essere testimoni che è davvero successo quel fatto 2000 anni fa, che Gesù è morto ed è risorto. Ma non solamente nella storia, cioè 2000 anni fa è successo, ma anche oggi nella mia vita Gesù è morto ed è risorto per me. Però come facciamo noi ad essere testimoni di questo? Come facciamo noi a diventare testimoni di questo avvenimento? Come facciamo noi a vedere la Pasqua di Gesù nella mia vita? Allora guardiamo come hanno fatto i discepoli a scoprire che quella persona che hanno incontrato era davvero Gesù risorto. I due discepoli di Emmaus pure avevano Gesù lì di fronte, ma non l'hanno riconosciuto fino a quando Gesù non gli aprì la mente alle scritture. Quando Gesù si fa vedere per la prima volta in mezzo alla comunità, hanno paura. E allora Gesù si ferma e gli apre la mente a comprendere le scritture. E anche il Vangelo di oggi, a un certo punto, ci ha detto che Gesù sta in mezzo a loro e aprì loro la mente per comprendere le scritture. E una volta che hanno, che Gesù ha aperto loro la mente alle scritture, hanno riconosciuto Gesù e sono diventati testimoni. E quindi anche per noi è importante questo passaggio. Lasciarsi aprire la mente dalle scritture per poi essere davvero testimoni di Gesù. Allora ci soffermiamo brevemente su questa frase. Lasciarsi aprire la mente da Gesù a comprendere le scritture. Aprire la mente alla comprensione delle scritture. Ecco, Gesù anche oggi, ancora una volta, ci apre la mente alla comprensione delle scritture. Ecco, nessuno di noi è in questa chiesa perché fuori piove, no? Fuori non piove. Ma anche se qualcuno di noi fosse entrato in questa chiesa per sbaglio, stando qui, durante la liturgia della parola, il Signore ha operato questo miracolo. Ecco, durante la liturgia della parola è il Signore che ci parla e ci apre la mente a comprendere le scritture. Tanto che alla fine del Vangelo non abbiamo detto parola di Luca, ma abbiamo detto parola del Signore. E tutti abbiamo risposto lode a te, o Cristo, perché abbiamo davvero riconosciuto in questa parola che abbiamo letto, che abbiamo ascoltato, Gesù stesso che ci parla, Gesù che ci apre la mente a comprendere le scritture. Ecco, la liturgia della parola non è stare a ascoltare dei bei racconti perché ci insegnano qualcosa, ma è proprio la parola del Signore che ci apre la mente alle scritture. Questo è un miracolo che il Signore fa. E quindi nessuno di noi può dire: ma io non ho studiato. No, no, è Gesù che a ciascuno di noi, grandi, piccoli, in qualsiasi condizione ci troviamo, è Gesù che durante la liturgia della parola ci apre la mente a comprendere le scritture. E poi c'è la seconda cosa, che forse è ancora più importante. Perché Gesù dice, il Vangelo ci dice che aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture, ma il termine scrittura significa proprio libro. Cioè Gesù ci apre la mente a comprendere la Bibbia, non una dottrina, non un insegnamento, non la legge di Dio, ma il Signore ci apre la mente per comprendere la Bibbia.
Questo è il miracolo che Gesù fa. E allora l'altra domanda che ci possiamo chiedere è: quando è l'ultima volta che ho preso in mano la Bibbia per leggerla, non per spolverarla? Quando è l'ultima volta che mi sono messo a leggere la Bibbia, che mi sono fermato a leggere la Bibbia, non solamente il Vangelo, ma anche l'Antico Testamento? Ecco, dobbiamo riprendere in mano la Bibbia, perché attraverso quella il Signore opera in noi, che ci apre la mente a comprendere le Scritture e noi possiamo riconoscerlo. Perché la Bibbia ci apre un orizzonte nuovo. Ecco, l'Apostolo Pietro ci dice che la Bibbia, la parola di Dio, è lampada che brilla in un luogo oscuro finché il sole non sorge. Ecco, è una lampada che brilla, la Bibbia, la parola di Dio, in un luogo oscuro. Un luogo oscuro potrebbe essere, sì, le situazioni difficili del mondo, ma il luogo oscuro sono anche tutti quei luoghi oscuri che ci portiamo dentro, quelle situazioni difficili. Ecco, la parola di Dio porta luce in questi luoghi, fin quando non sorgerà il sole. E ci sarà quel giorno. Ci sarà quel giorno quando non servirà più la Santa Messa, quando non servirà più un sacerdote, quando non servirà più l'ascolto della parola di Dio. Ma quel momento però è quando noi saremo nell'eternità, perché staremo davanti a Dio e potremo guardarlo in faccia, potremo ascoltare la sua parola. La sua parola entrerà fino nel profondo del nostro cuore. Ma quando saremo in paradiso? Per ora invece l'unico modo che abbiamo per incontrare nella nostra vita, nella mia storia, nei miei luoghi oscuri, la luce di Dio, posso incontrare Gesù risorto, è solamente se mi lascio aprire la mente alle Scritture dal Signore. Io posso incontrare il Signore solamente attraverso la parola di Dio. Attraverso la parola di Dio il Signore mi apre la mente affinché io possa poi riconoscerlo nella mia realtà, nella mia quotidianità, nelle cose che mi succedono. Ecco allora l'importanza di leggere la Bibbia, di partecipare all'Eucarestia. Perché succede come ai discepoli di Emmaus ogni volta che noi partecipiamo all'Eucarestia. Il Signore ci apre la mente alle Scritture, spezza il pane e lo possiamo riconoscere davvero risorto. E poi questo fa sì che possiamo raccontarlo alla comunità, raccontarlo, essere testimoni fuori. Ecco, anche ai nostri bambini, no? Impariamo a correre, a camminare, a leggere, A, B, C, però poi manca sempre il trasmettergli qualcosa su Dio. Gli raccontiamo tante storie, ma non gli raccontiamo mai le storie della Bibbia. Gli raccontiamo tanti avvenimenti, ma non gli raccontiamo mai Gesù. Ecco, trasmettere la fede passa anche per queste cose. Certamente dalla coerenza di vita, come ci ricordava la prima lettura, perché poi ci deve essere una coerenza fra quello che diciamo e quello che viviamo. Però per poter vivere devo anche stare con la parola di Dio. Per poter riconoscere Dio nella mia vita devo stare con la parola di Dio. Ed è un cammino che tutti dobbiamo fare, eh? Noi, anziani, bambini, giovani, genitori, dobbiamo imparare in quale modo possiamo trasmettere ai nostri figli l'importanza di leggere la parola di Dio. Ecco, la lezione divina, leggere la parola di Dio nell'Antico Testamento, non è perché non sappiamo cosa fare, ma è perché se noi leggiamo la parola possiamo poi davvero incontrare il Signore risorto. Se noi stiamo con la parola, i nostri occhi si abituano a vedere la presenza di Gesù risorto. Ecco, chiediamo davvero al Signore che ci doni la forza di stare con la parola. Chiediamo davvero alla Vergine Maria, lei che per prima ha ascoltato la parola e l'ha custodita nel cuore, di donarci anche a noi la forza di
trovare del tempo per stare con la parola, per leggerla, per poi davvero incontrare il Signore nella nostra vita e per essere poi testimoni verso le persone, verso le genti, di un Dio che è risorto, ma non in chiesa, è risorto non 2000 anni fa, ma è risorto nella mia vita. Gesù, parola viva e vera, sorgente che disseta e cura ogni ferita. Ferma su di me i tuoi occhi, la tua mano stendi e donami la vita. Dell'eternità, rifugio dell'anima, grazia che opera, riscaldami, fuoco che libera, dammi il tuo spirito, Maranatha. Asciuga il nostro pianto, erode vincente.
vincitore nella città di Giuda. Vieni nella tua potenza, questo cuore sciogli con ogni sua paura. Abbracciami, Dio dell'eternità, rifugio dell'anima, grazia che opera. Riscaldami, fuoco che libera, manda il tuo spirito, Maranatha, Gesù. Alla Santissima Trinità, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel primo mistero glorioso contempliamo la resurrezione di Gesù dalla morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre della nostra salute, prega per noi. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. San Giuseppe, prega per noi. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre della nostra salute, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. Jesus.
Nel terzo mistero glorioso contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre della nostra salute, prega per noi. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. San Giuseppe, prega per noi. Nel quarto mistero glorioso contempliamo l'Assunzione di Maria in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre della nostra salute, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. Penso al tuo amore per me, quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo sangue per me, non riesco a trattenere il mio canto per te. Desidero adorarti, desidero lodare te.
desidero onorare te, desidero piacere a te. Quando penso al tuo amore per me, quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo sangue per me, io non riesco a trattenere il mio canto per te. Desidero adorare te, desidero lodare te, desidero onorare te, desidero piacere a te, desidero adorare te, desidero lodare te, desidero onorare te, desidero piacere a te, mio re. Nel quinto mistero glorioso contempliamo l'incoronazione di Maria Regina del Cielo e della Terra nella gloria degli angeli e dei santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre della nostra salute, prega per noi. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. San Giuseppe, prega per noi. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Per il Papa, secondo le sue intenzioni, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo silenzio, la tua voce io sento, la tua voce mi parla. In questo buio, la tua luce io vedo, dinanzi a me. La tua voce mi chiama, la tua luce risana. Gesù, il tuo nome mi salva. Gesù, il tuo amore mi basta. Gesù, il tuo nome mi salva. Gesù, il tuo amore mi basta. Ti ringraziamo Gesù per questo silenzio. A volte sembra difficile far tacere la mente, ma noi ti offriamo a conclusione di questa giornata
questa nostra preghiera. Ti ringraziamo perché ci hai attesi qui tutti, uno ad uno. Ti ringraziamo per la tua pazienza, perché ci aspetti sempre e non lo pensiamo mai questo. Vogliamo prepararci per ricevere la tua santa benedizione da portare con noi, affinché possa essere una benedizione di pace, di forza, di sollievo, di ristoro, di fortezza, di guarigione. Hai dato loro il pane disceso dal cielo. Preghiamo. O Padre, che nella gloriosa morte del tuo Figlio hai posto il fondamento della riconciliazione e della pace, apri i nostri cuori all'intelligenza delle Scritture, perché diventiamo i testimoni dell'umanità nuova pacificata nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Benedetto è il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Dolce cuor del mio Gesù. Dolce cuore di Maria. Prima del canto finale volevo ricordare a tutti voi, a tutti noi, che in fondo
Ci sono i cestini, c'è il cestino per raccogliere quelle offerte che abbiamo iniziato a portare avanti per sostenere le famiglie bisognose. Prendiamo cose di prima necessità per alcune famiglie che hanno bisogno, per i bambini, per le visite, per l'abbigliamento, ecco. E grazie fin da ora per tutto quello che è stato fatto, per l'aiuto, per il sostegno e per tutto quello che insieme potremo fare per aiutare queste famiglie. Grazie a tutti, buon rientro a casa e buona settimana.